Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti appunto nella squadra del Nord Italia. Quindi andremo a prendere tutte le squadre. Abbiamo deciso quindi dallo scorso video che c'è stato il Sud, quindi per chi non l'avesse visto non andasse a vedere prima di vedere questo video. Abbiamo deciso che da Firenze in su è tutto Nord. Dal Lazio, quindi dalla regione Lazio in giù è tutto sud. Quindi da Firenze in su è Nord, Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Fiorentina fra le altre, ma anche Sampdoria, Torino, Sassuolo, Bologna, Udinese. Dipende chi è o Hellas, dipende. Noi partiamo subito. Partiamo con i tre portieri, perché ragazzi in porta le squadre del Nord hanno veramente giocatori fortissimi. Qui andiamo diretti: Buffon, Donnarumma e Handanovic. Non c'è veramente nulla da dire. Buffon e Donnarumma fortissimi, Handanovic pure, ragazzi, non so veramente che dire. Addirittura lasciamo fuori Wojciech Szczęsny, pensate voi. Passiamo immediatamente ai difensori centrali. E in difesa qui abbiamo un giocatore dell'Inter, due del Milan e due della Juventus. Il giocatore dell'Inter per me che ci va di diritto è Miranda. Ok, ammetto che nell'ultima stagione ha giocato un pochino sottotono, però fra tutto il marasma generale e l'Inter che è calato drasticamente, andare sottotono in prestazioni ci sta. Per quanto riguarda i milanisti, ho deciso di portare sia Romagnoli che Bonucci. Romagnoli mi sembra un buonissimo difensore centrale, per me in questa rosa ci va. Bonucci è il miglior difensore centrale italiano e quindi anche lui ci va. Chiellini, ragazzi, è fortissimo. E infine Rugani, che per me è giusto ci sia. Passerei immediatamente ai terzini. Sulle fasce ne porto solamente tre. Abbiamo Alessandro, che è il miglior terzino in Italia, Conti, che comunque è stato il miglior terzino lo scorso anno solamente dopo Alessandro in Serie A, ora gioca al Milan, e poi Rodriguez, ragazzi, è tutto da scoprire, però io che già lo conoscevo so quanto è forte, poi staremo a vedere se si confermerà a grandi livelli, però per il momento io lo infilerei dentro. Detto questo, passiamo immediatamente al centrocampo. A centrocampo ne porto solamente 5 e ho deciso di portare Borja Valero, che è appena passato dalla Fiorentina all'Inter, ma in qualunque caso l'avrei portato lo stesso perché lo reputo un buonissimo giocatore centrocampista e può giocare trequartista, da tantissima quantità e qualità in mezzo al campo, quindi per me ci va. Sami Khedira, che quando non è infortunato è un giocatore di altissimo livello. Claudio Marchisio, e penso che qui non ci sia alcun dubbio. Miralem Pjanic, lo dico da romanista con il cuore infranto, però Pjanic ci va. E infine Jack Bonaventura, centrocampista, mezzala, ala, esterno, è veramente molto forte e ho deciso di inserirlo in questa formazione. Passiamo agli esterni. Sulle fasce ne porto 5 anche qua. Douglas Costa, appena arrivato alla Juventus, e per me deve entrare in questa rosa per forza. Cuadrado, ragazzi, io lo metterei, a un grandissimo esterno e mi piace tanto. Suso del Milan, che è veramente molto bravo anche lui e a me piace, quindi io non so voi cosa vogliate fare, però si è dimostrato un buonissimo giocatore, il perno dello scorso anno del Milan, e quindi lo infilerei dentro. Ivan Perisic è veramente molto bravo, lo ricordiamo tutti da quando quella partita contro la Juventus, ritorno in Coppa Italia e poi finì 3-0 per l'Inter e l'Inter perse ai rigori, esplose definitivamente. Perisic, ragazzi, lo voglio mettere in rosa. Infine il Papu Gomez, la bandiera dell'Atalanta, il volto dell'Atalanta in Europa League, per me ci va. Infine passiamo agli attaccanti. In avanti ho deciso di portare 4 attaccanti. Il primo è Gonzalo Higuain, che, ragazzi, indiscutibilmente ci va, così come Dybala. Poi avevo 2 posti per tantissimi giocatori, ho deciso di lasciare fuori Andresi, ho deciso di lasciare fuori Kalinic, ho deciso di lasciare fuori ora non mi vengono nemmeno più, per portare Belotti e Icardi. Belotti e Icardi per me devono entrare in rosa perché sono due giocatori che davanti la porta, la palla la buttano dentro e quindi per me ci sta alla grande. Detto questo, ragazzi, questo video finisce qui. Questi erano appunto i 25, quanti sono, giocatori che ho scelto per la squadra del Nord Italia, da Firenze in su. Se volete altri giocatori di questo tipo, mi raccomando, ragazzi, lasciate una bordata di piace qui sotto, almeno 5.000 mi piace se volete altri video di questo tipo, perché li porterò, perché mi diverto a portarli se il prodotto è di vostro gradimento. E come sempre vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto, vi lasciate un mi piace, in caso contrario un dislike. Vi ricordo che vi lascio in descrizione il link del metodo 2.0, che apprende i prodotti, è veramente bravissimo, ragazzi, calcio e NBA, è molto molto bravo, prende entrambi molto bene. Vi ricordo anche che è uscita la mia applicazione ufficiale Sequel, sia per Apple, cioè tutti i dispositivi Apple, che per tutti i dispositivi Android, quindi scaricatela se ancora non l'avete fatto. Ogni giorno quiz, aggiornamenti e da settembre anche video esclusivi. Buon ciao Lala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.